Transizione, possibilità. Transizione, possibilità. Transizione, possibilità. Transizione, possibilità. Non ho nulla da concordare, l'unica cosa è una precisazione. Questa sera inauguriamo, io credo qui, per certi versi, un nuovo genere musicale. Direttamente da Binovo, straight from Binovo, ladies and gentlemen, Peter Washington, Peter Washington, Peter Washington, Peter Washington, Peter Washington. Ciao Peter. Ciao, tutto bene? Tutto bene, te? Sì, sì, non male. Alla grande stasera, ah, sì, abbiamo spaccato qua. Bene, bene. Piacere. Senti, vorremmo fare un video su di te. Ah, figo. La storia facciamo. Allora, passo in settimana, ti faccio un paio di domande. Prima domanda, secondo te questa musica nasce come un gioco? Beh, assolutamente sì, questa musica nasce come un gioco e rimane tuttora un gioco. L'aspetto ludico veramente è fondamentale, imprescindibile, è ciò che mi ha sempre mosso sin dagli esordi ai tempi dei Tetrarchia. Tetrarchia che erano inizialmente un'aspirante band per poi diventare un concetto tuttora vivo. Quindi c'è stato questo passaggio. Ed è un passaggio che, se molti vedono come un'involuzione preoccupante, per me invece rappresenta un progresso notevole. Possibilità. Transizione, possibilità. Diciamo che il tutto ha inizio con la ricerca di un qualcosa finalizzato allo svago e all'evasione, quindi si tratta di produrre delle canzoni, farne dei dischi e regalarli in giro. Il fatto che recentemente la mia visibilità sia aumentata un attimo, quello sicuramente rappresenta degli stimoli e delle motivazioni maggiori, però a prescindere da questo, quello che a me interessa è che io comunque avrei continuato alla mia maniera, con la certezza assoluta di divertirmi e allo stesso tempo di esprimersi, e questo è un fatto altrettanto importante. Mi sembra proprio, sai, quella primizia, sai, come il miele sul formaggio, no? Che sembra che faccia schifo, come il calcio sul maccheron. Una volta che ti dicono guarda che buono, tu dici è strano, però è buono. Ma ragazzi, non perdiamo la concentrazione, con noi direttamente dal Festival di San Jimmy, Peter Washington! Stasera non esco perché... Ciao, ciao a tutti da parte mia, volevo auspicare il miglior pomeriggio a tutti gli ascoltatori sì. odierni, grazie. Tu ti sei fumato il mondo intero, eh? No. Professor Tazzo, parliamo di Peter Washington, un fenomeno inedito, diciamo anche sorprendente, ma ancora male assimilato dalla critica ufficiale. Devo dire che ho seguito con interesse il percorso di questo giovane irregolare della canzone nostrana e l'ho trovato nel suo primo album un fermento e un vigore espressivo sui quali reputo necessario interrogarsi a fondo. Senti Peter, allora stasera che cosa ci fai sentire, diciamo? Penso di proporre un... non è proprio un pezzo, ma è un insieme di varie frasi di pezzi diversi che si uniscono dando vita a questa... Quindi un medley, medley quello che ci fai sentire, un medley. Ma io lo chiamo centrale. Un centrale. Mi piace chiamarli centrale, sì. Vabbè, chi vuole capire, capisca. Nella maggior parte dei casi la nascita di una canzone non è studiata ma è casuale, nel senso che non dedico del tempo appositamente per dar vita a una canzone, ma per lo più si tratta di rime o di versi che mi vengono incontro quando sono coinvolto in altre situazioni o sto pensando ad altro. In quanto al significato poi della canzone, a me spesso capita di attribuirglielo ben dopo averla prodotta. Mi piace l'idea di fare dei pezzi che possono avere interpretazioni diverse a seconda di quelli che sono gli interlocutori. Spesso mi capita che qualcuno arriva e mi propone un significato per un pezzo e a me magari piace, anche se di fatto non ci avevo mai pensato.
Ecco, ma noi siamo rimasti più che altro incuriositi da come tu coniughi la musica con le parole. Spesso, diciamo, sono due stili molto diversi, no? Sì. Non ho capito la domanda. Un rapporto arduo, difficoltoso, oserei dire divorzistico, quantomeno disturbato. Questa è in effetti un'accusa veramente frequente. Devo riconoscere comunque che si tratta di un'accusa fondata e legittima, perché poi io non sono mai riuscito a rendere compatibile le parole con la musica. Penso sinceramente che non ci riuscirò mai a farlo. Il testo ha sempre avuto un primato indiscutibile sulla parte musicale, che rappresenta un male necessario nel mio caso, di fatto. Definire il comparto musicale un male necessario assolutizza la presenza testuale e poetica della produzione. Il grande pigio è. Perché questo artista ti sconcerta, sì, 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 e ti affascina. Lo stesso utilizzo insistito dei termini contenitore, potenzialmente neutri, qualicisti, rende conto dell'attenta riflessione sul linguaggio su cui posa l'intero edificio creativo del Washington. Chiaramente io sono uno storico del cisti, l'ho ricercato nella notte dei tempi. Ogni volta che si utilizza, proprio per me è una festa. Lui sembra bello dire. Vi assicuro che la prima volta che l'ho sentita è proprio sbucato come da un angolo, cioè dopo la marmotta non... io stesso non avrei potuto mettere niente di meglio di Fascisti alla tana. La marmotta, fascisti alla tana, scendiamo giù dai monti macisti, anche ai campi è meglio fare cisti, è meglio fare cisti, perché lui è di fatto lo vedrei di nuovo, è post troppo, sì. È troppo avanti. Siamo arrivati all'era del postmoderno. Sì, sì, sì. Io molto arrogantemente pensavo che avessi io personalmente raggiunto un limite, scrivendo ho comprato la bonza, ho finito la bonza e via dicendo. Ma il ragazzo mi ha superato. Il ragazzo ha portato il limite, ha fatto fare un altro passo, capito? Ha preso e ha detto no, vieni fino a qua, capito? Ha spostato un altro metro. Sì. Adesso andiamo avanti. È nato così. Yo, Peter Washington! Sto diventando un po' ai live! Ma dove siamo, Peter? Siamo al fluido, al salotto di Mau, a breve. Questione di mezz'ora, tre quarti d'ora. Peter Washington, DJ Cristino, ospiti al salotto di nuovo. Se dico che sei nervoso ti sgamo. In effetti mi hai sgamato, un po' sì. Ah, allora t'ho sgamato. Ma è una novità per te? È una bella novità, l'aratro che porta. Ma cos'è la novità per te? La novità è, c'è sempre qualcosa che comunque, nonostante tutto, un po' d'ansia te la metto. Cambiamo discorso, com'è il tuo rapporto col palco? Ma io il palco ho un rapporto veramente molto, molto ambiguo, il mio rapporto col palco. Perché un minuto prima di salire sul palco mi sento proprio di essere uno che domina il palco, quindi va lì e sa tenere il palco. Nel momento in cui salgo sul palco, sento molto in difficoltà e penso che faccio molta fatica a tenere il palco. Quindi quando poi esco dal palco sono deluso perché penso di non aver tenuto bene il palco. Poi però mi dicono che ho tenuto bene il palco. E a questo punto lascio il palco. Peter Washington! Vola ogni giorno in cielo un aereo, e questo fiume il cui nome è Piave, vorrei navigare lungo il Piave, sono senza nave. Con questo shuttle posso andare fin su Marte, però non parte. Ciao Peter. Ci vediamo a Candiola, al Ciaciarum, in concerto in prima serata.
Sì, esatto, siamo dentro la cabina telefonica all'infuori del centro di incontro di Candiolo. Performerò tra qualche minuto, sono contento perché questo è un bel ambiente, mi piace. Arriva da vicino e va e si ferma dietro il distributore, direttamente dalla rete di Mao e dal salotto di 105. Questa sera per voi Peter Washington. Se ha un passato nobile, o meglio per un servile, tu ti seguo fino al cielo. Per finire, Peter, i progetti del futuro te l'abbiamo chiesto. Sì. Noi vorremmo che tu dedicassi così una poesia estemporanea. Sì. Diciamo un freestyle. Alle donne che ascoltano lo Zoo 105. E che gremiranno i tuoi concerti prossimamente. Esatto. Vai. Posso dire che se mi chiedessero di sciogliere ogni nodo, risponderei che c'è sicuramente qualche modo. Se mi dicessero d'usar qualunque modo, risponderei che in ogni caso incontro un nodo. Certo, sempre simmetrico e sillogico. È sbalorditivo, io avevo ascoltato solo le tracce sul MySpace, però live, anche questa storia della passeggiata, va avanti e indietro per il palco, sembra una bestia sedata, diciamo, non proprio inferocita, no? Sembra, anche se lo guardate, sembra un po' un ghepardo narcotizzato, no? Che quindi... Sicuramente uno che sa prendersi le sue responsabilità durante le sue performance live. Allora Peter, com'è andata la serata? Beh, è andata come di consueto, con gente che ride, salta e batte le mani, con gente che urla basta a gran voce, con gente che mi viene a dire la gente ancora non ti capisce, gente che si complimenta e gente che mi manda a fanculo. Direi che è andata come la consuetudine delle serate, insomma. Termina così, termina. Senti, io ho sentito questa canzone Concomitanza. Sì, che mi sembra proprio anche un po' il belli testi, se vuoi, di questo. Sì, a me piace molto, sono molto legato a quel pezzo. Sei molto legato a quel pezzo? Assolutamente. Come mai? Sì, come mai? Ma non lo so, mi sento abbastanza legato a questo pezzo. Ah, no, certo, no, perché... Ti senti legato? Ma anche io mi sento legato, c'è stato un legaccio. Ciao Peter, mi hanno detto che suoni sempre il tuo cavallo di battaglia, Concomitanza, ma non l'ha capita nessuno sta canzone? Eh sì, è vero, io stesso non l'ho ancora capita del tutto. Mi sembra che si tratti in fondo di un nuovo genere musicale, un genere che descrive bene anche lo stato nel quale versiamo, uno stato di concomitanza. Cioè uno non sa bene perché sta lì, però sta in concomitanza. E quindi questa musica, Concomitanza Music, penso che potrebbe diventare uno dei generi che si fermeranno di più nel futuro prossimo. Peter, ma è vero che hai fatto un video musicale della canzone con i fratelli Tomiano? Sì, è vero, ho fatto un video, anche se non si tratta della prima esperienza assoluta, perché il videoclip è una modalità d'espressione che gradisco molto, quindi autonomamente qualcosa avevo già fatto, però munito soltanto di webcam. Ho visto i suoi video che sono delle cose allucinanti. Ora invece ci troviamo di fronte a un lavoro del tutto nuovo, perché sono stati utilizzati mezzi e strumenti adeguati alla situazione, dando vita a un prodotto più elaborato, più complesso e sicuramente più piacevole, come piacevole è stato l'atto stesso. Boh Peter, ce lo spariamo sto video? Ma perché no? Ok. È una concomitanza di cause a favorir delle pause. Ora ne ho abbastanza di tutta questa incostanza.
sbaglia la scienza. È una concomitanza di 20 elementi, tutti aventi coerenti argomenti. È una concomitanza di 20 agenti, tutti contenti dei loro intenti. Ha così tanta abbondanza, subentrerà la carenza. Occorre avere sapienza per favorir la coscienza. Meglio la lungimiranza di tutta questa incostanza, ora ne ho abbastanza. È una concomitanza di 20 eventi, di tutti avventi, di agenti, di argomenti. Una concomitanza di enti presenti, tutti operanti in zone mancanti. Non credo più in questa causa, mi prenderò una pausa. È una concomitanza di 20 parenti, tutti presenti ai festeggiamenti. Questa incostanza, ora ne ho abbastanza. È una concomitanza di festeggiamenti. Una concomitanza di eventi dotati di buoni argomenti. È una concomitanza. Ti è piaciuto il videoclip? Un pochino sì. Se uno ha da dare, deve dare. Ciao Sciacqua, dimmi Peter Washington in tre parole. Geniale, plausibile, nonché irriverente. Buongiorno professore, scusi, come mai la gente lo definisce plausibile? Ma perché il Washington risulta sicuramente essere un personaggio non avvelenato dall'omologazione creativa. Anche perché oggi è stato aperto uno scrigno, dentro vi hanno trovato il mio cranio, che non costituiva guadagno, però era il mio cranio e stava dentro lo scrigno. Prendiamo ad esempio un estratto del brano Troppo tardi per la luna, quando il Washington canta. Qui si legge chiaro la strenua consapevolezza e conseguentemente accettazione dei propri limiti. Peter, tutti si fanno una domanda, ma in che cosa crede Peter Washington? Beh, io credo in Dylan McKay. Preferisco avere un atteggiamento di questo tipo a quello proprio invece di Mitch Pegasus, Topolino, Brandon. Chi sono? Ah, si tratta di personaggi che riflettono questa esigenza di protagonismo, oggi così ben evidente nella vita di tutti i giorni, che non riesco a comprendere né a subirne il fascino. Con un pubblico come il tuo, una performance come le tue, non sono atti di protagonismo quelli? Ah, io ti ringrazio per questa domanda.
Va bene, Peter. Senti un po', c'è qualche speranza per noi giovani? Quella è una domanda che dovete fare a voi. Secondo me sì. È questo che la gente recepisce come plausibilità. E lo facevo ascoltare anche dei ragazzi stranieri che apprezzavano perché... Ma perché Washington se l'ha decorato da 2000 vita? Gleich nach FC Bayern München sage ich Peter Washington! Il grande Peter Washington! C'est hyper sophistiqué, c'est un truc... A mon avis c'est le futur de la chanson italienne. In Deutschland ist Peter Washington der größte! Der größte! Cool! Io lo conoscevo, per questo sto qui, per averlo! Peter Washington c'est de la bombe! Performance tonight was top class. Top class. Well done. Thank you very much. Thank you very much. Vorrei entrare nelle camerette dei teenager. Quasi quasi senti Peter. Pronto? Ciao Peter, sono Mimmo. È vero che hai tagliato i baffi? Eh già. Ma dove sei? Sono in una cabina. Ma a Londra? Hai cambiato aria? Sì, cerco di darmi un tono international. Ladies and gentlemen, for one night only appearing in Speaker's Corner, Peter Washington! Yeah, Peter Washington! Bravo, fai bene. Come va con l'inglese? Oh, ho iniziato a scrivere qualche testo. I'm studying location of the station. Where is the satisfaction? And by the compilation. But I need some information about congratulation. E la carriera solista come procede? Bene, bene, iniziamo a ingranare. Vorrei prendere un cavallo senza zoccoli, portarlo laddove non serve fare calcoli, tal da definirsi forse oppio dei popoli, gradendo molto l'uva quando non è più nei grappoli. Bella storia. Ciao Peter, ho finito i soldi, ciao. Ciao Mimmo, ci si becca. Peter Washington. Vorrei entrare nelle camerette dei teenager sotto forma di poster, esclusivamente teenager, inconfutabilmente teenager, simpaticamente teenager, improvvisamente teenager. Sotto forma di poster, sotto forma di disco, sotto forma di un film, sotto forma passiva, e complemento da gente di causa efficiente. Vorrei fare un pezzo, intitolarlo Teenagers, includerlo in un disco dedicato ai teenagers, per poi proporlo ai teenagers, sottoporlo ai teenagers. Vorrei entrare nelle camerette dei teenager sotto forma di poster, esclusivamente teenager, inconfutabilmente teenager, simpaticamente teenager, improvvisamente teenager. Sotto forma di poster, sotto forma di disco, sotto forma di un film, sotto forma passiva, e il complemento da gente e di causa efficiente. Vorrei sempre al seguito platee teenagers, unicamente teenagers, inesorabilmente teenagers, sorprendentemente teenagers, fondamentalmente teenagers. Beh, insomma, relativamente teenagers. Peter Washington.